In questo video voglio spiegarti come trasformare la tua macchina fotografica in una webcam a un costo vicino allo zero e in modo semplicissimo. Iniziamo! Come detto nell'introduzione, in questo video ti spiego come utilizzare la tua macchina fotografica come webcam. Allora, una precisazione. In questo video io ti parlo della mia Canon M50 Mark II, ma e ti faccio vedere due metodi, uno dei quali è valido per qualsiasi tipo di macchina fotografica, quindi che tu abbia una Sony, una Fuji, una Nikon, qualsiasi macchina fotografica riesci a utilizzare questo sistema. L'altro invece dei due è specifico per Canon, ok? Ma ti spiego tutto nel dettaglio, quindi guarda il video fino alla fine perché ti faccio vedere anche come settare la macchina fotografica per avere il clean HDMI out, cioè non far vedere le impostazioni dello schermo, ma andiamo con ordine. Il primo dei due metodi è questo. Ti serve un cavo. No, sbagliato cavo, questo. Allora, ti serve un cavo. Precisazione, le macchine fotografiche, a prescindere dalla marca e dal modello, hanno delle uscite su un lato. In questo caso specifico, questa macchina fotografica ha un'uscita HDMI e un'uscita USB. Purtroppo, essendo una macchina non recentissima, l'USB non è USB-C e l'HDMI è un micro o mini HDMI, ma non importa perché ogni macchina fotografica alle sue porte. Quindi qualunque macchina fotografica tu stia utilizzando sicuramente avrai un HDMI e un USB, a meno che non è una macchina fotografica vecchissima, e a quel punto c'è poco da fare. Nel mio caso ho comprato un cavo su Amazon, ma ti lascio il link in descrizione, che da un lato è micro USB perché questa macchina ha l'attacco micro USB, dall'altro lato USB-C perché il mio computer è USB-C. Ma trovi questi cavi anche micro USB, USB, trovi anche semplici adattatori, quindi non preoccuparti perché qualsiasi attacco alla tua macchina, su Amazon c'è un cavo che fa per te. Cosa fare? Colleghi questo cavo alla macchina fotografica, l'altra estremità al computer, poi vai sul sito di Canon, io adesso ti faccio vedere il sito che è Canon Webcam Utility, e su questa piattaforma trovi questo software gratuito sia per Mac che per Windows e puoi tranquillamente vedere il modello di macchina fotografica a disposizione tra quelli compatibili e nel caso in cui sia compatibile puoi scaricare il software sia nella versione Windows che Mac, quello che ti piace di più. È un software gratuito ed è semplicissimo. Semplicissimo perché non devi far nulla. Semplicemente lui trasforma la tua macchina fotografica in una webcam, ok? E te lo faccio vedere tra un po', ok? Quindi questo è il primo metodo. Se, ripeto, la tua macchina fotografica Canon è dentro questo software, è compreso in questo software, allora puoi utilizzare questo metodo. Se no, c'è il metodo numero 2. Come ti ho detto all'inizio, io ti faccio vedere su questa macchina fotografica, però sicuramente Nikon avrà il suo software, Sony avrà il suo software, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi io te lo sto facendo vedere per Canon, ma vale per tutti. Il secondo metodo, invece, è assolutamente universale. Non serve sapere che marca e che modello di macchina fotografica hai. Perché? Perché ti serve questa volta un cavo HDMI. Quello di prima era USB, questo qui è HDMI. Anche in questo caso, da un lato è HDMI normale, la porta grande, quella che abbiamo anche dietro il televisore per capirci, dall'altro lato è HDMI in base alla macchina fotografica. Questo non so se è micro o mini USB, ma non lo so, veramente non lo so, ma ti metto il link in descrizione. In questo caso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, oltre a questo cavo, comprare questo, che è un semplicissimo adattatore che da un lato è, vediamo se vedi, HDMI, dall'altro lato è, nel mio caso specifico, USB-C, ma ci sono anche adattatori, adesso non ce l'ho qui con me sulla scrivania, che anziché uscire in USB-C escono in un USB-A. Quindi cosa fare? Colleghi ovviamente la parte HDMI a questo e trasformi fondamentalmente da HDMI in USB, ma passando per questo. Questo affarino qui che cosa serve? Serve a trasformare il segnale che gli arriva e adattarlo al tuo software, a qualunque tipo di software. Quindi ti permette di utilizzare questa macchina fotografica, qualunque macchina fotografica, come webcam. Quindi che cosa fai? Semplicemente attacchi questo alla macchina, scusa, questo alla macchina fotografica, questo lato qui al computer e il gioco è fatto, basta, non devi fare altro. In entrambi i casi, qualunque dei due tipi di cavo e quindi qualunque dei due modi di trasformare la tua macchina fotografica in webcam tu utilizzerai, ti devi assicurare di avere un clean HDMI out. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso quando
magari se già ci hai provato, spesso cosa succede? Che quando attacchi la tua macchina fotografica e la usi come webcam, ti compaiono, come sto guardando io sul monitor della macchina fotografica, ti compaiono le indicazioni degli ISO, dell'apertura del diaframma, della luminosità, del tempo, del tasto REC, eccetera, eccetera, ok? Tu non vuoi che le persone ti vedano con tutte queste informazioni sullo schermo, quindi che cosa fare? Puoi tranquillamente entrare nel menu della tua macchina fotografica e assicurarti di settare la macchina fotografica in modo che abbia un'uscita HDMI senza informazioni. Ti faccio vedere su questa Canon come funziona, ma in generale vale per tutte le Canon tranne quelle nuovissime, perché io purtroppo posseggo due macchine fotografiche Canon, non sono recentissime, ma come vedi fanno il loro lavoro. Quindi ti basta andare nel menu, andare a pagina 9 e troverai appunto la voce con informazioni o senza informazioni, quindi l'uscita HDMI con informazioni o senza informazioni. Come vedi qui c'è sia in 1080 che in 4K, quindi scegli l'output e poi decidi, come puoi vedere, se far comparire o meno le informazioni della macchina fotografica, ok? Tutto molto semplice, tutto molto economico, perché questi cavi costeranno 4-5 euro. Questo qui, nello specifico, questo adattatore esiste anche dell'Elgato e costa, costa un centinaio d'euro. Questo qui supporta il 4K, ok, come l'Elgato, e costa forse 15 euro, 20 euro al massimo. Come funziona come l'Elgato? Dal mio punto di vista sì. Quindi vale la pena spendere 100 euro? Allora, se ce li hai, sì, assolutamente sì, perché probabilmente è un po' meglio. Ma ti dico la verità, uso questo, ma ce n'ho diversi da tantissimo tempo e non mi hanno mai abbandonato. Funzionano stra bene e costano veramente pochissimo. Ok, poi ricordati sempre che i webinar, le conference call, le live sono sempre super compresse dalla piattaforma, quindi anche se tu avessi un output pazzesco, comunque viene compresso. Ok, quindi con questo non dovresti avere nessun tipo di problema. Spero che questo video ti sia stato utile. Se hai domande, soprattutto sulle Canon, riesco a risponderti, su altre marche e modelli no, perché non li conosco, ma ti assicuro che se utilizzi questo cavo HDMI con questo tipo di adattatore puoi trasformare qualsiasi macchina fotografica recente significa che questa c'ha, non lo so, 4-5 anni, ok? Quindi parliamo di macchine abbastanza anche abbastanza economiche, visto che oggi si trovano anche usate, le puoi trasformare in webcam. Quindi qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta questo video e io proverò a risponderti, ok? Noi ci vediamo settimana prossima, ciao!